link, lo puoi condividere. Buongiorno a tutti, buongiorno professore, io sono Milly Ducci, sarò con voi per questa giornata di studi oggi con autorevoli relatori, organizzata da GP4E, insieme alla Società Italiana Intelligence e con il patrocinio di United States Foreign Trade Institute. Sarà un'oretta insieme con una serie di interventi e un pubblico molto qualificato che potrà poi intervenire nel question time finale, quindi in coda agli interventi che si susseguiranno nelle prossime nei prossimi minuti. Abbiamo personalità del mondo della giurisprudenza, del mondo della security, del mondo della tecnologia e dell'impresa e anche autorevoli rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro che promuovono appunto i rapporti internazionali. Diamo quindi inizio ai lavori con i saluti istituzionali in programma da parte del presidente della ANVUR, il professor Antonio Uricchio. Professore è anche, diciamo, una figura autorevole, già magnifico rettore emerito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresenta l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, nonché autore di numerosi saggi sul tema della security e dell'intelligenza artificiale, in particolare della recente pubblicazione con GP4E. Professore, buongiorno. Grazie per l'invito, un caro saluto ai relatori, ai partecipanti e a tutti gli amici di Global Professional for Artificial Intelligence, agli amici della SOCIT, la Società Italiana di Studi sull'Intelligence, agli United Trade, e grazie veramente per questo invito. Una bella opportunità, questa riflessione fortemente voluta dal presidente di Global Professional, che è l'avvocato Caldarola e che peraltro è riuscito anche a organizzare questo ed altri eventi di grande significato e di grande rilievo. Per me è una bella occasione questa, perché appunto i temi che saranno oggi oggetto di riflessione e di attenzione sono temi anche centrali con riferimento all'attuale contesto anche dell'economia dei dati e della attuale anche contesto di acquisizione anche delle informazioni. Intelligence significa comprendere, analizzare e studiare dei fenomeni. E l'intelligence muove evidentemente anche da un bisogno fondamentale dell'essere umano come delle istituzioni di acquisire quegli elementi conoscitivi che sono fondamentali anche per poter assumere delle decisioni. Conoscere per decidere, e forse anche il sintagma che possiamo considerare la base di qualunque processo valutativo sia dell'individuo che delle istituzioni. Oggi la conoscenza muove attraverso anche elementi che sono molto più ricchi e complessi rispetto al passato e soprattutto poi l'economia dei dati, quindi la data driven economy, che significa produzione di una mole infinita di dati e gestione anche attraverso la rete degli stessi dati, impone anche l'utilizzo di tecniche di investigazione, di conoscenza molto più complesse e sofisticate del passato. Il classico agente della security, dell'intelligence del passato, si muoveva lungo le strade e nel rapporto diretto anche con i soggetti che erano interessati anche all'attività conoscitiva. Oggi è molto più facile seguire anche questi percorsi conoscitivi attraverso la rete, anche attraverso il dark web, che molto spesso anche nasconde e cela anche informazioni preziose anche nell'ottica anche di contrastare fenomeni illeciti. E qui anche si pone il secondo profilo anche che oggi sarà investigato, che è appunto quello della criminalità, che può attraverso la rete anche svolgere le proprie attività e perseguire anche i propri fini delittuosi. L'attività di contrasto anche all'economia illegale passa anche attraverso l'utilizzo della rete e la necessità anche di acquisire
anche quegli strumenti di tutela che devono essere assicurati alle istituzioni come agli individui. Tutela degli individui, ma anche degli interessi economici, perché è evidente che la rete porta costituire uno strumento di aggressione anche rispetto all'economia individuale, rispetto ai mercati, e quindi anche le esigenze di tutela e di protezione sono sicuramente maggiori rispetto al passato. Credo che questi strumenti di riflessione saranno oggi particolarmente stimolanti anche per poter immaginare gli scenari di tutela legale e applicativa che anche per i professionisti poi diventano particolarmente interessanti. Grazie quindi a tutti per i contributi che potranno essere offerti oggi e per le riflessioni che saranno ancora una volta raccolte attraverso il webinar odierno e attraverso gli studi che poi sia come soci che come GPI che noi promuoviamo periodicamente. Grazie. Grazie professor Uricchio, grazie anche per la luce che arriva proprio dal sud, dall'Università di Bari, e si irradia, nel senso che in questo caso questo settore disciplinare è un settore in cui molti gruppi di ricerca del Mezzogiorno sono all'avanguardia, e in qualche modo possiamo considerare che anche questa è una best practice italiana. Bene, allora doveroso passare la parola per l'intervento di apertura al presidente di Global Professional for AI, il nostro carissimo Claudio Caldarola. Claudio. Proviamo. Buonasera. Claudio, ecco Claudio. Claudio, ci senti? Allora, attendendo che Claudio si riconnetta, continuiamo seguendo la scaletta. Abbiamo tantissimi ospiti e autorevoli relatori. Oggi sarà con noi anche la dottoressa Di Silvio di United States for a Trade Institute. Abbiamo con noi il rappresentante dell'altra associazione organizzatrice di questa iniziativa, la Società Italiana Intelligence, il referente del Chapter Pool, professor Nicola Fortunato. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche l'avvocato Caldarola per aver organizzato questo importante evento. Vi porto il saluto della Society, del professor Mario Caligiuri, nostro presidente, e mi corre l'obbligo presentare un po' a chi non ha appunto avuto informazioni in merito cos'è la Society. La Society è l'acronimo della Società Italiana di Intelligence, un'associazione scientifica senza scopo di lucro, il cui obiettivo è quello di promuovere la cultura e lo studio dell'intelligence in Italia. Il mio modesto contributo di oggi è quindi di proporre gli argomenti ai quali è dedicato questo incontro nella prospettiva dell'intelligence. Come diceva innanzi il professor Uricchio, il magnifico professor Uricchio, nella cultura popolare la percezione di intelligence continua a essere prevalentemente legata all'immagine data dalla letteratura e dalla cinematografia ed associata alla figura sotto certi profili romantica, avventurosa e probabilmente non veritiera degli agenti segreti e delle spie. L'intelligence di cui parliamo oggi invece in questa sede è normalmente più grigia, forse meno affascinante, ma caratterizzata dalla metodologia scientifica. Il termine intelligence, ci ricordava prima il professor Ricchio, deriva infatti dal latino e significa capire, comprendere. Nel 1999 Bill Gates, che certo è un protagonista della tecnologia digitale e non certo del mondo delle spie, ha affermato che per porre qualche distanza tra sé e gli altri è necessario eccellere sul piano dell'informazione. Ha sostenuto che il successo e il fallimento dipendono dal modo in cui si raccolgono, gestiscono e si utilizzano le informazioni. Proprio queste parole
vengono, in queste parole vengono riepilogate le fasi principali dell'intelligence, ovvero la raccolta, l'analisi e infine l'utilizzo dei dati. Il ciclo dell'intelligence individua l'informazione significativa e la riduce in dati essenziali per motivare adeguatamente la decisione. Per queste ragioni l'intelligence è una materia complessa, all'interno della quale non convergono solo la storia, la sociologia, la psicologia, ma anche la statistica, la giurisprudenza, l'economia, le relazioni internazionali, oltre le scienze politiche. Fenomeni come l'ampliamento del concetto di sicurezza in un sistema caratterizzato dallo sviluppo tecnologico impongono però la necessità di prevedere nuove trasformazioni, trasformazioni di potere, ma anche le emergenze planetarie che vanno dalla criminalità al clima, dall'ambiente alle pandemie, toccando fenomeni completamente diversi tra loro, ma che hanno come comune elemento la capacità di selezionare le informazioni necessarie per assumere decisioni nel proprio interesse o in quello generale. L'intelligence è proprio questa attività, ovvero la capacità di comprendere le informazioni che rappresentano la radice della consapevolezza individuale e il presupposto della democrazia collettiva. D'altra parte, da sempre, l'essere vivente deve percepire e prevedere quanto accade se vuole sopravvivere e notare la differenza tra vita e morte. Quindi comprendere, conoscere è importante. Però ai giorni nostri, la metà della popolazione mondiale è collegata costantemente a internet e quindi diventa ancora più importante possedere la lucidità di selezionare anche velocemente le informazioni, e per questo l'intelligence, che ripeto per l'associazione Socit deve avere anche un rilievo scientifico, metodologico, è diventata una necessità sociale per affrontare i temi decisivi come la sicurezza o la disinformazione. La sicurezza, nel suo connotato più ampio, è una questione centrale della società contemporanea, perché va equilibrata con la libertà. In questo caso va definita la possibilità dei rischi e affrontata con rapidità l'incertezza dei cambiamenti sociali. La disinformazione, invece, è un tema di questi giorni. È un'emergenza democratica, oserei dire, e in quanto altera ulteriormente la percezione della realtà, riducendo le persone a condizionabili consumatori elettori. E forse il fenomeno pandemico, oltre ad averci abituato a un modo di comunicare diverso, ci deve anche portare a ragionare sulla disinformazione, sulla cattiva informazione. In questo senso l'intelligence può, ma mi permettetemi, anzi deve, essere uno strumento per stabilizzare le democrazie, specialmente quelle occidentali, a fronte molto spesso di maggioranze molto fragili, perché in tutti i nostri ordinamenti occidentali molto spesso abbiamo un'alternanza, una fragilità. Può essere l'intelligence interpretata come un mezzo per difendere la democrazia da se stessa e dalle sue degenerazioni, e non può essere però confusa come uno strumento di potere di pochi. Occorre allora chiedersi come l'intelligenza artificiale, altro tema di questo convegno, possa aiutare le attività in questione. Viviamo in un mondo pieno di informazioni, anzi troppe informazioni, e questo eccesso informativo è uno degli aspetti più critici della nostra società, a cui si sovrappone un sentimento di disillusione rispetto all'intelligence, dovuto soprattutto ai fatti intorno al 2001, in seguito al famoso 11 settembre. Lo dimostra anche l'atteggiamento di fronte alla pandemia attuale. Dal 2001 abbiamo avuto un fenomeno in cui si è concretizzata un ammodernamento dei sistemi di intelligence, un maggior ricorso all'intelligenza artificiale, agli strumenti elettronici. Quasi fosse un fallimento il vecchio sistema di monitoraggio delle situazioni. Da allora dobbiamo constatare l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale con tutti i problemi connessi. È aumentata in maniera incontrovertibile la tendenza a collezionare informazioni in maniera invasiva a danno della privacy, facendo sorgere molti dubbi anche su questo operare. Basti pensare alla crisi del 2013 nella quale
alcune agenzie di servizi americane avevano raccolto informazioni in merito a società e a governi del mondo e quindi le avevano utilizzate a fini commerciali. Occorre bilanciare privacy e sicurezza. Occorre garantire chiarezza, trasparenza, precisione nel trattamento dei dati. Lo scenario che si va delineando è quello, un mondo in cui il rispetto della privacy deve essere governato. Nello scenario futuro però l'intelligenza artificiale e lo sviluppo e l'informazione quantistica cambieranno radicalmente il nostro modo di vedere, perché tutta questa massa di informazioni deve essere trattata. Le guerre ormai saranno sempre anche commerciali, si combatteranno sul web, pensiamo al terrorismo, una guerra che prevede purtroppo anche i suoi morti, ma che in realtà si sviluppa anche col canale web. Sorge in tale contesto la criticità che l'intelligenza artificiale è appannaggio principalmente di società private. E quindi lo studio, la ricerca in tal senso è concentrata su soggetti che potrebbero utilizzare questo strumento in maniera distorta. Esiste infatti un modello di sorveglianza di massa che fa paura, ma che proprio per questo motivo deve essere governato, deve essere indirizzato. D'altra parte, l'intelligenza artificiale può moltiplicare a dismisura gli attacchi informatici, ma è al tempo stesso la difesa di quegli attacchi informatici. Vedete, l'intelligenza artificiale è il bene e il male al tempo stesso, non è certamente né il bene né il male, è uno strumento che permetterà di dominare le tante informazioni, i tanti canali tecnologici. Lo sviluppo dell'informatica quantistica convergerà con l'intelligenza artificiale e rappresenta un punto di svolta determinante per l'intelligence. Pensiamo a quello che si sta già facendo con riconoscimento facciale, col tracciamento delle persone, con una massa di dati che certamente è invasivo, ma che certamente può aiutare a prendere decisioni importanti. Perché vedete, l'intelligence non serve solamente a scoprire il colpevole, ma soprattutto serve ad anticipare certi comportamenti. Ha una funzione di predittiva. Soprattutto quello, anzi, il vero intelligence è colui che domina gli eventi e li anticipa, non quello che viene chiamato dopo il dramma a cercare di risolvere il problema. E peraltro adesso abbiamo problematiche che esulano dai canoni tradizionali. Ora abbiamo problemi tipo cambiamenti climatici, l'aumento inevitabile dell'immigrazione, la riduzione di risorse idriche, tematiche che sfuggono ai canali tradizionali dell'intelligence, così come l'hanno vista nei film o come siamo abituati, ma che comunque sono le nuove sfide della nostra epoca. E l'intelligenza artificiale ci deve aiutare, non è imprescindibile, perché sebbene debba essere governata e dominata dall'essere umano, la massa di dati che abbiamo di fronte è talmente elevata che non è possibile diversamente. Grazie professor Fortunato, professore associato del Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, ma anche esperto di illeciti finanziari che oggi ha rappresentato la Società Italiana Intelligence, promotore di questa iniziativa. È un suo intervento poliedrico, ha abbracciato tantissime discipline, quindi la figura dell'esperto di intelligence come un garante di stabilità della democrazia e anche di prosperità. Grazie mille, professore. Grazie a voi. E allora ci ha raggiunto nuovamente l'avvocato Claudio Calderola, presidente di GP4A. Sì. Benvenuto. Grazie a tutti, grazie mille per la parola. Ci tengo a fare i più affettuosi e deferenti saluti istituzionali al professor Antonio Felice Uricchio, che vedo in linea. Ricordiamo che il professor Uricchio è presidente dell'ANVUR, che è appunto l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, già magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bari.
ho seguito con vivissimo interesse e condivido su tutta la linea. Quindi saluto il presidente regionale della SOCINT, Società Italiana di Intelligence, sezione Puglia, il professor Nicola Fortunato. E devo dire, è un evento questo, come già detto, organizzato proprio in partnership con la SOCINT e con il patrocinio dell'USTI. Pertanto saluto e ringrazio la dottoressa Cristina Di Silvio e ricordo che la dottoressa Di Silvio, oltre ad essere Regional Director dell'UFTI, quindi United States for Game Trade Institute in Roma, ho recentemente conferito una delega in relazioni istituzionali internazionali e quindi ci tengo particolarmente a insomma significarle tutta la mia gratitudine e apertura di accoglienza con questo bel incarico all'interno di GP4i. Naturalmente il dottor Fabio Agostini, il contrammiraglio comandante dell'operazione EUNAVFOR-MED, i RIMI della Marina Militare Italiana, e il dottor Pietro Chiofalo dell'Istituto del Lodo Arbitrale Advisory Board, nonché rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, la nostra vicepresidente GP4i, la professoressa Anita Larissa Sciacovelli, professoressa di diritto dell'Unione Europea dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il professor ingegnere dottor Bruno Grassetti, senior advisor OBOR, nonché associato Feder Culture, recentemente insignito del premio Amicizia del governo cinese, e l'avvocato Silvia Sticca del consiglio direttivo GP4i, con delega in cooperazione giudiziaria transnazionale, assistente di studio presso il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, nonché consulente della Commissione Parlamentare Antimafia. Chiuderà i lavori quest'oggi l'amministratore unico della Touché Consulting Middle East, il dottor Massimo Cugusi, e naturalmente non posso che salutare altrimenti tutti coloro i quali sono online da remoto, da tutto il mondo. Quindi passo a te la parola, carissima Milly, che sei anche tu socia della GP4i, founder di Ingreen e alunna IVLP del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America. Grazie a tutti e naturalmente resto anch'io qui nel proseguo dei lavori. Grazie, grazie di cuore sempre per questa grande energia, positive energy dicono gli americani, positive thinking, ed è molto bello che si sia creato questo clima favorevole allo scambio e anche al confronto in una giornata di studi di cui poi riceverete anche il materiale informativo con autorevoli esperti e specialisti che hanno dedicato la loro professione nella loro carriera al tema che stiamo affrontando, e in particolare colgo l'occasione per accogliere con un grande saluto il contrammiraglio Fabio Agostini, comandante dell'operazione EUNAVFOR-MED dell'IRINI Marina Militare. Dottore Agostini, contrammiraglio, benvenuto, ben trovato, grazie di essere con noi oggi. Grazie, grazie a voi dell'invito. Mi permetto di salutare innanzitutto il professor Oricchio, che ho avuto modo di conoscere personalmente ai tempi del suo impegno presso l'università. Abbiamo organizzato degli eventi presso l'università che sono stati di grandissimo interesse. E ovviamente non posso che salutare anche l'avvocato Caldarola, nonché tutte le persone che sono collegate con noi oggi. Io cercherò in questo tempo che ho a disposizione di illustrare l'importanza, l'influenza di quella che è l'intelligenza artificiale e della sicurezza cibernetica nell'operazione che mi onoro di comandare, una forma di RINI, come abbiamo già detto, e cercando di calarla con degli esempi pratici nella nostra realtà di tutti i giorni. Come premessa posso dire che l'avvento e la diffusione delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale e alle reti informatiche sono in continuo sviluppo, favorisce o ha favorito il decentramento geopolitico anche grazie ai costi relativamente bassi di acquisizione e di utilizzo degli strumenti a disposizione.
Ormai accanto ai domini tradizionali, che erano quelli di terra, di mare, di cielo e dello spazio, lo spazio cyber è diventato la quinta dimensione della conflittualità, che è stata sviluppata sia in termini di attacco, chiaramente, che di difesa, facendo uso anche delle intelligenze artificiali. Un nuovo dominio conflittuale? Un nuovo dominio? Sì, assolutamente sì, un nuovo dominio conflittuale su cui bisogna ragionare in maniera particolare, perché lo spazio cibernetico ormai è supportato e contrastato da una parte e dall'altra dalle intelligenze artificiali, e quindi è un nuovo fondamentale, possiamo chiamarlo un campo di battaglia e di competizione non solo militare ma anche economica e geopolitica, e come accade in tutte le competizioni di questo tipo ci saranno prima o poi, o comunque già ci sono stati, degli attori destinati a dominare ed altri destinati a soffrirne le conseguenze. Queste armi, che vengono utilizzate non militari nella maggior parte dei casi, così come gli obiettivi che vengono presi di mira, rendono i sistemi informatici, soprattutto quelli civili, quelli fondamentali per il mondo civile e per la popolazione, i nuovi centri di gravità, cioè quelle forze, quelle parti della nostra società che devono essere protette contro un nemico che il più delle volte agisce in un ambiente sfumato e ormai possiamo definire asimmetrico, come quello del terrorismo, come è stato già prima già citato. Siamo di fronte, in poche parole, a uno dei metodi più efficaci di lotta asimmetrica, perché nel cyberspazio possono operare reti di criminali transazionali, degli hackers, terroristi, singoli individui, stati o imprese, che possono costituire una minaccia vera e propria per uno Stato o per le organizzazioni internazionali in cui ci muoviamo, come l'Unione Europea, la NATO, le Nazioni Unite. E questi possono farlo senza limiti geografici, anche con limitate capacità, perché non c'è più bisogno delle grandissime tecnologie per poterlo fare, e soprattutto rischiano di essere impuniti, perché è difficile attribuire le responsabilità degli attacchi a questa o quella persona, e quindi anche di punire o di individuare e di punire i colpevoli. Entriamo più nel merito dell'operazione che mi trovo a comandare, che si colloca nella più ampia strategia dell'approccio olistico dell'Unione Europea per la stabilizzazione della Libia, definita a seguito della conferenza di Berlino del gennaio 2020. Vi dico soltanto che, sì, infatti, il compito principale dell'operazione è quello di far rispettare l'embargo delle Nazioni Unite nei confronti della Libia sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Noi ci muoviamo in uno spazio fisico e politico abbastanza complesso, molto complesso direi, e questo ci pone anche sotto l'occhio vigile, attento anche di determinati attori statali e non, che possono avere tutti gli interessi ad attaccarci anche dal punto di vista cibernetico, perché come potete comprendere l'operazione opera nel dominio terrestre, marittimo, aereo e spaziale, e facciamo però ampio uso dell'ambiente cibernetico e ovviamente anche delle intelligenze artificiali sotto diverse forme, adesso ne vedremo qualcuna. Il compito della protezione delle nostre infrastrutture cibernetiche è affidato al il comando operativo di vertice interforze, congiuntamente al comando per l'operazione di rete, un nuovo comando che è stato creato proprio per la difesa delle strutture critiche militari cibernetiche. Fondamentalmente nel campo militare, lo si sa, lo si conosce, per preservare le informazioni vitali si fa ampio uso di reti classificate e protette, all'interno delle quali si accede soltanto dopo essere passati dentro una serie di step anche di controllo del personale che vi può accedere. Quindi bisogna avere i necessari requisiti di nulla osta di sicurezza. Però queste reti possono comunque essere oggetto di attacchi e molto spesso i sistemi di intelligenza artificiale che si stanno sempre più evolvendo e sviluppando permettono l'automazione del rilevamento, dell'analisi e della classificazione delle possibili minacce e delle vulnerabilità informatiche delle nostre reti. Quindi possono addirittura fornire, quindi aiutare l'operatore, l'analista, la persona che deve intervenire
suggerendo o dando delle opzioni per poter fronteggiare una determinata minaccia. L'operazione Irini, tanto per fare un esempio, ha una forte collaborazione col centro satellitare europeo che ha, e grazie a questo, capacità di monitorare per esempio le vie d'accesso alla Libia, i porti, gli aeroporti, oltre che i confini terrestri. Si tratta di importanti obiettivi nell'ambito geospaziale, il cosiddetto geointelligence in questo caso. I satelliti però rappresentano un'importante fonte di dati e sono considerati un'infrastruttura critica, costituiscono degli elementi molto vulnerabili, soprattutto a causa dei continui aggiornamenti che vengono effettuati da terra. In questo settore, ringraziando il CEO, il Centro Satellitare dell'Unione Europea, che si trova a Torreón, vicino a Madrid, sta mettendo in campo veramente tutte le misure necessarie e ad oggi, fortunatamente, almeno per quanto concerne il contributo che ci viene fornito alla nostra operazione, hanno impedito di perpetrarsi di azioni cibernetiche ostili, permettendo a noi di avere attività intelligence efficace da questo centro. Ma oltre alla difesa cibernetica, nell'ambito appunto generale della difesa, l'intelligenza artificiale crea una serie di altre opportunità a supporto di comandanti, di decisori o anche di tecnici. Le applicazioni di questa intelligenza artificiale possono assistere gli analisti nel modo in cui ricevono, visualizzano e sfruttano l'enorme mole di dati che ormai sono disponibili anche grazie ai più evoluti sensori che abbiamo a disposizione. Parlavamo poco fa di quelli, per esempio. Immaginate, per esempio, una delle attività che noi conduciamo praticamente giornalmente è quella del controllo del traffico mercantile che transita nell'area, circa 200 mercantili al giorno, al fine di scovare, di andare a individuare possibili traffici illeciti, in particolare di acqua. Ecco, l'enorme mole di dati che caratterizzano questo traffico mercantile attraverso il Mediterraneo è veramente difficile da gestire senza alcuni aiuti che ci vengono dall'intelligenza artificiale. Esistono quindi dei software, delle applicazioni che organizzano tutti questi dati e ci forniscono degli specifici allarmi, degli alert, quando si verificano determinate condizioni sospette, che noi ovviamente imponiamo prima al sistema. Peraltro bisogna dire che l'Italia, da questo punto di vista, se parla di eccellenza italiana, fa parte di specifici programmi europei di cui siamo anche leader, alcune aziende italiane sono leader proprio per lo sviluppo di questi sistemi di intelligenza artificiale per la difesa. Parliamo ancora di cyberspazio legato all'intelligenza artificiale per quello che è denominato lo spazio delle informazioni, che include anche quelle che non sono immagazzinate in determinati sistemi tecnologici, ma anche per esempio le informazioni che sono nella testa del decisore, nel qual caso possa essere il sottoscritto come comandante di un'operazione. Qui stiamo entrando nel campo di quella che è l'info-war, quindi tutti gli aspetti psicologici che vi sono legati e che non voglio trattare, però calati per esempio nel caso libico, tanto per parlare, diventa un tassello di un'ampia e strutturata campagna di guerra ibrida condotta da alcuni attori esterni con l'utilizzo delle intelligenze artificiali. Veniamo costantemente bombardati, credetemi, di informazioni o di fake news che ci rendono molto più difficile discernere quelle che sono le informazioni vere e quelle false, quelle che ci servono e quelle che non ci servono. Quindi ormai internet rende disponibile a chiunque un'enorme quantità di informazioni di natura politica, economica o rilevanti per la sicurezza locale, regionale o globale. Possono arrivare da notiziari, social network, fonti aperte. Ora, nel nostro comando abbiamo la possibilità di discernere quelle che sono le informazioni buone da quelle cattive e vi garantisco che non è sempre così semplice. Ma un lettore non attento, un'entità non attenta può cadere nel tranello di queste fake news. Quindi i sistemi di intelligenza artificiale anche in questo caso possono aiutare facendo una serie di analisi e individuando connessioni e relazioni nascoste tra queste informazioni, possono aiutarci a rendere più semplice anche la discriminazione di questo tipo di informazioni. Grazie. Concludo con una piccola osservazione.
che si ricollega chiaramente alle buone pratiche italiane del mondo. L'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea e soprattutto negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più profilato all'interno dell'Unione stessa. Il fatto che questa operazione venga comandata da un italiano con 24 paesi europei rappresentati ne è la testimonianza. Nel nostro caso, sia nel tema della sicurezza dello spazio cibernetico, così come quello dell'intelligenza artificiale, si conferma l'Italia essere all'avanguardia anche per gli scopi legati al mandato della nostra operazione. Quindi questo ci dovrebbe rendere tutti quanti orgogliosi e naturalmente incoraggiarci a mettere in campo tutte le energie possibili per far sì che l'Italia continui ad esprimere eccellenze in Europa e nel mondo. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Controammiraglio, abbiamo visto un caso in cui l'Italia non è stata la prima ma è stata tra i primi. Grazie per aver descritto questa grossa operazione militare italiana, un'eccellenza nel panorama internazionale e anche per averci messo in qualche modo in guardia su quello che sta avvenendo e che forse, Controammiraglio, non so se conferma, il Covid e questa situazione di iperstress, questo iperstressor ha anche aggravato. Assolutamente sì, il Covid ha reso molto più difficili gli spostamenti e anche il confronto face to face con i vari attori e quindi dovendo lavorare molto spesso come stiamo facendo oggi per via telematica, questo rende ancora le nostre comunicazioni ancora più attaccabili e sicuramente più sensibili ai possibili influenze da parte di terzi. La ringrazio. Questa è veramente una giornata studi di grandissimo valore e allora doveroso Uniti, che come sapete a me è sempre molto cara. Benissimo, allora grazie. A questo punto, come da programma, inviterei a intervenire il dottor Pietro Chiofalo, Istituto Lodar Literale Advisory Board, rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati. Benvenuto, ben trovato. Bene, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, all'avvocato Caldarola, alla coordinatrice della dottoressa Tucci, ma un grazie di cuore va alla professionista che stimo dal punto di vista umano, professionale, che mi unisce una vasta collaborazione a 360 gradi, sia per la realizzazione di eventi che per opportunità professionali, che è la dottoressa Cristina Di Silvio, che è un professionista illuminata e che mi ha introdotto nell'ambito di questo consesso. E allora, giustizia e intelligenza artificiale. Perché in questo momento la giustizia passa assolutamente attraverso gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. La risposta potrebbe essere semplice nel momento in cui andiamo a individuare qual è la funzione della norma. La norma è di per sé previsione di un evento che si deve verificare e che nel momento in cui si è verificato sarà portatore di determinate conseguenze previste appunto nel sistema di norme. Quindi la norma, il sistema giustizia è di per sé previsione di ciò che dovrà avvenire. Nell'ambito della predittività, quindi dell'attività di predizione, nell'ambito sia giudiziario che legislativo, noi usiamo un sistema che è il sistema tra i più antichi al mondo, quello di interpretare norme e sentenze. L'interpretazione di norme e sentenze incontra improvvisamente, ma forse non improvvisamente, non per caso, l'intelligenza artificiale. Perché andando a combinare una serie di dati che derivano dall'attività normativa di un insieme di norme e il ricorrere di alcune tematiche, argomenti che derivano dall'attività del magistrato, in questo momento si è creato un enorme movimento sia a livello di giuristi, sia a livello di, in particolare di avvocatura, di magistratura, all'interno delle università, che cerca di andare a creare dei sistemi di interpretazione e previsione delle norme
attraverso l'intelligenza artificiale. Tutto ciò si è spinto all'ennesima potenza perché si stanno creando all'interno delle università o anche all'interno di alcuni tribunali o per merito di alcuni studiosi, e sarà poi la parte finale della mia breve disamina, dei veri e propri software cosiddetti interpretativi, cioè che cercano di prevedere, data una determinata fattispecie, quindi si spingono proprio all'interpretazione di un fatto, oppure rispetto ad una norma, cosa avverrà. Ad esempio, io, caro avvocato, o sono portatore di questo interesse, oppure mi è successo questo episodio, avrò la possibilità di andare a, lo dico gergalmente, vincere la causa? Oppure io, legislatore, devo andare a legiferare su questo tema? Effettivamente, questo tema si raccorda e si raccorderà nel sistema di norme esistente? Quale sarà la reazione poi del sistema? Quali potrebbero essere le conseguenze a livello di sentenze? Qual è la compatibilità? Quindi ad oggi tutto ciò è avvenuto tramite chiaramente l'opera somma dei tanti giuristi. C'è un passaggio mediano, quindi si passa negli anni scorsi dal giurista alle cosiddette banche dati. Le banche dati, che sono una raccolta di norme, ma soprattutto di sentenze, raccolgono migliaia e migliaia di sentenze con dei criteri di ricorrenza statistica, vanno a individuare quale potrebbe essere la soluzione migliore per risolvere questo caso o prevederne i suoi effetti. Ora, questo tipo di ragionamento, cioè di previsione tramite la banca dati su basi meramente statistiche, possiamo dire che nel mondo contemporaneo è la prima forma di pseudo, spiegherò perché, pseudo intelligenza artificiale che aiuta il giurista e che entra prepotentemente nel mondo della giustizia. I best seller delle case editrici, delle multinazionali che operano anche in Italia, sono soprattutto le banche dati. Benissimo. Ora, il sottotitolo della mia relazione era se questo tipo di situazione è un'opportunità o un rischio. Andiamo a vedere quali sono e quali potrebbero essere i rischi. Nel momento in cui ci si affida meramente ad un software predittivo in ambito giustizia, che prenda quale esempio il ricorrere statistico di una sentenza, quindi si rivolge esclusivamente alla cosiddetta giurisprudenza prevalente o giurisprudenza dominante, noi potremmo avere una forzatura e un distacco dal tenore letterale della norma e comunque dalle disposizioni dell'articolo 12 delle preleggi. Perché probabilmente, ma non certamente, il fatto che la giurisprudenza prevalente abbia legiferato in un certo modo in un sistema di diritto civile, di ius civile, potrebbe non essere congruente con il reale tenore normativo letterale della norma, per come l'articolo 12 delle preleggi dispone. Diversamente sarebbe il tenore nel momento in cui noi fossimo in un sistema di common law, in cui la giurisprudenza ha un peso maggiore. Ma ritorniamo dalle nostre parti. Ora, il voler far passare quale intelligenza artificiale in ambito giustizia, quindi software predittivo, un software che è meramente basato sulle sentenze, sul ricorrere, e potrebbe essere relativamente pericoloso, perché non c'è una vera e propria intelligenza artificiale, ma un ricorrere meramente matematico. Non mi voglio spingere relativamente ai settori di asservimento di un algoritmo matematico a sistemi liberali, perché chi si occupa come voi di sicurezza quotidianamente ha già capito come potrebbe andare a finire. Altrettanto io in una situazione di fanta contrattualistica potrei anche immaginare una
deresponsabilizzazione nel momento in cui io acquistassi, ad esempio, con un contratto in serie online, affidandomi ad un giudice robot ed andando a sottoscrivere un contratto di acquisto con una semplice spunta sul computer, e affidando la decisione e deresponsabilizzando chi invece fornisce il servizio. Sembra fantasia, ma potrebbe accadere nel momento in cui ci fosse una clausoletta così cattivella all'interno di un acquisto online. Quindi qual è la soluzione a questi teorici pericoli? Ma siamo qui in questo momento per teorizzare. La ritroviamo in Italia presso uno studioso meridionale pugliese che per primo in Italia e nel mondo ha ideato l'algoritmo predittivo che si sposa assolutamente con l'articolo 12 delle preleggi, cioè Luigi Viola. Ebbene, Luigi Viola è uno studioso ormai internazionalmente conosciuto e ha realizzato un bestseller in cui ha proposto al mondo intero ed è stato tradotto in inglese, in spagnolo, in tedesco, in francese, andando in cima e tuttora in cima alle vendite per quanto riguarda questo settore, proprio perché effettivamente all'interno dei suoi studi noi troviamo la soluzione a tutti i pericoli che potrebbero derivare dall'uso indiscriminato della statistica nel contesto dell'azione predittiva asservita ad un software appunto dovrebbe svolgere questa funzione. Ora, così abbiamo scoperto un'altra best practice italiana che arriva dal sud. Grazie, dottor Chiopalo. Benissimo. Quindi io non so se penso di aver esaurito il mio tempo. Vi invito chiaramente a contattarci, a contattarmi eventualmente per approfondimenti. Ringrazio ancora tutti ed auguro buona prosecuzione. Grazie tante. Sì, allora da questo punto di vista il grande aggregatore di questa community è in assoluto Claudio Caldarola, che sicuramente metterà in un unico gruppo di discussione tutti i partecipanti alla giornata di oggi, e poi riceverete ovviamente anche gli atti. Grazie. Il link per rivedere questa giornata di studi importante. Vedo Claudio sorridere, in realtà durante il suo intervento ho visto tanti annuire. Ebbene, proseguendo i lavori, noi avremo la possibilità di vedere un video molto interessante di una best practice italiana. Se intanto il dottor Massimo Cugusi vuole iniziare a preparare, io farei intervenire il prossimo relatore e poi mostrerei questo simpatico video, invitando tutti ovviamente a rimanere super connessi e quindi a seguire l'agenda dei lavori. Invito quindi a intervenire la professoressa Anita Larissa Sciacovelli, PhD e Vice President di GP4AI, nonché professore aggregato di diritto dell'Unione Europea al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Carissima professoressa. Grazie mille, che piacere incontrarci ed essere insieme in questo bellissimo consesso, devo dire così rilassato e gradevole, che ci fa dimenticare anche la serietà dell'argomento che trattiamo. Diciamo che io poi sono in una duplice veste qua, come vicepresidente di GP4AI e poi anche come componente della commissione security della SOCINT. Devo dire che è bello, ecco, vedere questa sinergia. E voglio iniziare anche in una maniera un po' simpatica. Ringrazio il dottor Chiofaro per avermi introdotto indirettamente, anzi mi collego alle sue parole sugli studiosi, sull'accademia, sull'università, fondamentalmente ecco, sulla ricerca che noi facciamo in un settore completamente nuovo, che è quello dell'intelligenza artificiale e della cyber security. E devo dire che il nostro presidente Claudio Caldarola non ci lascia letteralmente respirare per le continue iniziative che organizza, e tu Milly ne sai qualcosa. Sì. Ecco, io devo dire la verità, quando mi occupavo di migrazione in passato ho sempre provato un certo interesse per le problematiche della sicurezza, no? Perché l'immigrazione vuol dire sicurezza di chi arriva
e questo anche insomma l'ammiraglio Agostini ci ha dato, ci ha fatto capire quali sono i problemi della sicurezza in mare, ma anche sicurezza del nostro territorio, al quale noi dobbiamo necessariamente pensare. Il momento insomma così delicato qual è quello della pandemia, ecco, dobbiamo anche contestualizzare quello che stiamo vivendo. C'è stata una grandissima espansione di tutte le nostre attività online, come quella del webinar di oggi, che richiede appunto essa stessa una sicurezza. Quindi diciamo che ho voluto vedere anche un po' quali sono i dati statistici della cyber security, entrando adesso nel, diciamo, nel vivo dell'argomento, e devo dire che nell'ultimo anno, nel 2020, ci sono stati circa 1800 attacchi informatici gravi, e ogni anno il danno economico che c'è per questi attacchi informatici gravi è circa di 400 miliardi di dollari. Quindi ci fa capire come dobbiamo anche valutare quello di cui parliamo, sia riferito ai danni che possono avere e non soltanto le pubbliche attività, le pubbliche utilities, come l'erogazione di energia elettrica o di acqua, o l'erogazione anche di sistemi informatici, o la stessa sicurezza anche dei sistemi finanziari, e la sicurezza anche di noi cittadini, perché infatti l'ammiraglio Agostini diceva chiaramente come le fake news, queste notizie, è molto difficile a volte individuare quali sono appunto le notizie vere da quelle false, perché poi il sistema, la cyber security, opera attraverso diversi sistemi di attacco. Cioè, diciamo che l'81%, ecco, in quella percentuale ampia che vi ho dato, l'81% delle attività che contro la cyber security sono i cyber crime, i cosiddetti reati informatici. E quali sono, volendo rimanere in quello che è il quadro che mi attiene, quello prettamente giuridico e tecnico, attualmente non esiste una convenzione internazionale relativa alla cyber security. Il mondo, sia quello accademico ma anche quello economico e politico, intendo come mondo, come comunità internazionale, ovviamente non mi riferisco a quello italiano, è polarizzato. Da un lato ci sono le strutture che vogliono assolutamente, o anche stati che richiedono una normazione di questo settore che è particolare, e di questo me ne darà atto, ovviamente conosce meglio di me il settore il dottor Chiofalo, perché noi quando parliamo di cyberspace, parliamo di uno spazio immateriale, cioè non parliamo di qualcosa di concreto, di reale. Quindi tutte quante le nostre nozioni giuridiche che sono sempre esistite vivono delle tensioni molto forti, perché difficilmente possono essere applicate in maniera analogica alla realtà, insomma, quotidiana. Diciamo che a livello europeo è prevista, cioè, la Convenzione di Budapest del 2001 sui cyber crimes, di cui fa parte anche l'Italia, che obbliga gli stati non soltanto ad adottare una normativa nazionale che reprima questi crimini, ma molto importante la collaborazione tra gli stati, la collaborazione tra le procure, tra le diverse attività, perché ricordiamoci che il cyberterrorista o il cyberhacker può colpire da qualsiasi parte del mondo. Quindi si è persa questa connessione tra territorio e reato penale o crimine. È anche difficile l'individuazione perché noi abbiamo un diritto penale che si basa sulla condotta, quindi sul comportamento illecito, e poi sulla realizzazione dell'evento. Allora, la condotta dove si verifica? Dove si compie questa condotta? In uno spazio immateriale, in un non luogo per eccellenza. Noi sappiamo per certo dove viene poi l'evento dannoso, cioè la vittima, però dovendo punire... Prego, Mili, non so se volevi... In realtà la riflessione era incentrata anche sul luogo del crimine, nel senso che i reati non arrivano più dall'esterno, solo dall'esterno, ma possono nascere all'interno. Sì, infatti un aspetto, appunto, grazie per questa precisazione, questa puntualizzazione, che mi permette di dire che mentre prima gli attacchi avvenivano effettivamente dall'esterno, quindi c'era l'esercito che era organizzato per difendere i confini, un attacco che era di carattere classico, no? Un attacco missilistico o quant'altro, invece adesso quando ci sono questi Trojan, questi spyware,
uso questa terminologia veramente da agente segreto, da James Bond, gli attacchi, passando attraverso appunto il cyberspazio, arrivano direttamente all'interno e quindi c'è richiesta una tutela all'interno. Questo cosa vuol dire? E questo l'ha detto anche appunto il dottor Gabrielli nelle ultime sue diciamo analisi anche delle problematiche, cioè la necessità, e ritorno insomma al passo dal settore europeo a quello italiano, di avere un perimetro di sicurezza cibernetica che coinvolga da un lato il pubblico ma anche il privato, perché ovviamente tutti siamo nella stessa dimensione, nella stessa realtà, cioè come può essere colpita un'azienda, siamo colpiti noi stessi, nei nostri dati, nel nostro, diciamo c'è tutta poi una terminologia inglese di zoom zombing, perché vabbè, negli Stati Uniti ovviamente i cybercrime si sono già iniziati diverso tempo fa e da ultimo anche altri si sono evoluti con il sempre maggior uso di queste, diciamo, di queste tecnologie. Per fortuna, ecco, parlando delle best practice italiane, noi le abbiamo perché l'Italia ha adottato in tempi abbastanza rapidi la direttiva NIS, che è la direttiva appunto sulla sicurezza, sulla cybersicurezza, e anche tutta una serie di decreti legislativi, che insomma non lo so qua dire, ma ogni anno è stato adottato uno per avere degli standard di sicurezza qualitativi elevati, per avere anche una task force di rapido intervento, per la comunicazione di eventuali incidenti, la notifica, chi deve intervenire. Vi devo dire che ci stiamo attrezzando da questo punto di vista, anche da un punto di vista normativo. E di questo ci aiuta molto l'Unione Europea, diciamo, non soltanto nell'adottare le direttive, ma anche nel voler rafforzare le attività dell'Agenzia Europea sulla Cyber Security, che quindi consente una collaborazione a 360 gradi tra gli stati membri dell'Unione Europea. Ecco questo, diciamo, per concludere, io voglio lanciare un messaggio che era quello che poi dell'agenzia INISA. Non so se mi sentite, perché forse sto avendo qualche problema dell'agenzia INISA, appunto l'agenzia dell'Unione Europea sulla Cyber Security, che ritiene che la cyber security non possa essere limitata soltanto alle persone che se ne occupano, ai tecnici, ma deve essere un problema di educazione e di informazione rivolto assolutamente a tutti. E mi collego a questo, con l'ultima mia osservazione. In Israele la cyber security è diventato una materia di studio a partire dalla scuola materna. E tutto perché così i bambini, già da piccoli, i ragazzini, si abituano alla sicurezza dei sistemi informatici. E poi anche perché ciò permette la possibilità di selezionare anche quali sono i migliori in questo campo e quindi poi diciamo a sviluppare sempre dei programmi più sofisticati e più utili per proteggere la nostra sicurezza, quella dei nostri cari e dei nostri dati. Ecco, io soltanto un'ultima cosa volevo dire, che non è legata alla cyber security, ma approfitto della parola per comunicare all'ammiraglio Agostini che come direttivo di GP4i saremmo lieti e onorati di averlo come socio onorario nel nostro gruppo di lavoro. Ovviamente mi faccio portavoce di tutto il direttivo e anche del presidente Caldarola. Grazie. Che meraviglia! Applaudiamo! No, non posso che ringraziare di questo, dell'onore che mi viene dato. Grazie mille. Sorpresa in diretta. Sarà l'aureola che ho dietro la testa che ha dato l'impressione che siamo. Bene, tanti, benissimo. E allora. Bene, bene, bellissima giornata di studi, proseguendo in questo clima di amicizia e di collaborazione, anche di scambio di buone pratiche, abbiamo per voi un video. Io farei vedere questo video e poi passare la parola al dottor Massimo Gugusi di Touché Middle East, che ci chiama da... Sì, in preparazione, che si collega con noi, è collegato con noi da Dubai. Sì,
Colgo l'occasione quindi per ricordare a tutti voi che gli atti di questo incontro saranno disponibili gli atti di questo incontro saranno disponibili sulla pagina di GP4EI. E a questo punto, passando in continuità con l'intervento della professoressa Sciacovelli dalla Università degli Studi Aldo Moro all'Istituto Italiano Hobor, One Belt, One Road, Italia-China, salutiamo in rappresentanza dell'Istituto il signor Advisor Ingegner Bruno Grassetti, che è con noi in collegamento da Roma. Quindi passiamo da Bari a Roma. Grazie mille, grazie per Ingegnere, la presentazione. Deve arrivare ecco. Sì. Grazie per la presentazione. Ben trovato, Ingegnere. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e in rappresentanza del Presidente. I pilastri della modernizzazione. Come? Non ho capito. I pilastri della modernizzazione. La difesa è uno dei pilastri della modernizzazione. Sì, ma questo a che proposito? Rispetto al futuro, la visione del futuro. L'Istituto Hobor si ispira anche a questa strategia di modernizzazione. Ma sì, lasciatemi dire, diciamo, prima di tutto che cosa fa l'Istituto Hobor, perché altrimenti sì. Modernizzazione sembra una parola strana. Io ho la sensazione che ho dopo aver ascoltato queste importanti relazioni, delle quali ringrazio tutti voi, il presidente Calderola e anche la Di Silvio, che ci ha come dire presentati, fatti partecipare a questo incontro, ho una sensazione di tranquillità, di serenità. Oh, finalmente, siccome io rappresento le imprese e quindi dico mi preoccupavo per tutti i problemi che le nostre imprese hanno sulla sicurezza, adesso sono tranquillo, perché con tutto questo po' di expertise che ho sentito raccontare, da adesso in poi posso rassicurare tutte le nostre imprese per le quali abbiamo avviato questo servizio, del quale parlerò nei prossimi minuti, per quanto riguarda la sicurezza dei loro sistemi, diciamo, di presenza in rete, perché è quello che il Covid ci ha insegnato, che la presenza in rete sta diventando sempre più, diciamo, importante, inevitabile direi, e di conseguenza i problemi della sicurezza aumentano di conseguenza. L'Istituto Italiano Hobor è una creatura recente, soltanto da 5 anni che il presidente Michele De Gasperis ha avuto questa intuizione, venendo dalle esperienze di Camere di Commercio. Che cosa fa l'Istituto Italiano Hobor? È una sorta di piattaforma che da una parte ha il mondo delle imprese italiane, a partire da Confindustria, e dall'altra c'è il mondo delle camere di commercio che sono situate in una serie di paesi, tra la Cina e i 63 paesi che sono lungo la Via della Seta, per assistere, creare le migliori condizioni, non soltanto di consulenza, non soltanto di finanza, ma di operatività sui territori, in modo da far sì che il nostro paese, come sapete, dipende fondamentalmente dalla esportazione, possa avere una maggiore presenza in questo mondo che sta cambiando in una maniera che ai miei tempi, quando studiavo alla Sapienza, erano veramente imprevedibili. Io ho avuto l'eccezionale, credo, occasione di poter seguire lo sviluppo della Cina fin dalle 4 modernizzazioni di Deng Xiaoping, in quanto fui nominato allora delegato italiano alle Nazioni Unite per la scienza e la tecnologia nei paesi in via di sviluppo. In questa mia posizione a New York, alle Nazioni Unite, io tra l'altro ho lavorato per le Nazioni Unite come consulente in 5 agenzie, e questa è un po' l'esperienza che porto all'interno dell'Istituto Italiano Hobor. E mi sono trovato a Pechino
nell'ambito dell'avvio del programma TORCH per la creazione di 53 parchi scientifici e tecnologici della Cina. Allora, la prima volta che sono stato in Cina, mi dicevano gli amici cinesi che loro purtroppo non avevano la possibilità di muovere il prodotto agricolo più di 15-20 chilometri, perché lo potevano spostare col carretto, con l'asinello, con la bicicletta, perché non avevano ferrovie, non avevano aeroporti, erano appena usciti dalla rivoluzione culturale, potete immaginare. Vedere oggi la situazione per cui la Cina sta crescendo ad un ritmo incredibile, per cui non solo si dice che abbia già superato il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, ma lo raddoppierà, perché con 1.400 milioni di persone, a fronte di 300 milioni di americani e 500 milioni di europei, voi capite che questo slancio che la Cina sta avendo per ritornare ad essere al centro del mondo, come voi sapete, come era in effetti 200 anni fa, prima che gli occidentali andassero, per così dire, a non so usare quale parola, ad entrare nei loro territori. Oggi la Cina sta semplicemente cercando di ritornare ad avere quella posizione, dopo che hanno capito che in che cosa consiste la rivoluzione industriale, che come sappiamo è partita dall'Inghilterra. Quindi, che cosa abbiamo fatto noi in Obor per, tra l'altro Obor significa One Belt One Road, che è la traduzione in inglese della Idai Lu, come si dice in cinese, vale a dire una strada e una cintura, nel senso che la cintura sta per la cintura, diciamo, marittima, la strada è la possibilità di essere collegati tra Cina e Europa attraverso le strade e le ferrovie e le attività, diciamo, lo spostamento aereo. Io mi permetto anche di segnalare, a proposito di sicurezza, anche la terza apertura che si sta per verificare nel giro di una decina d'anni, che è la via dell'Artico. Con lo scioglimento dei ghiacci, dalla Cina si arriverà più facilmente nel nord dell'Europa, paesi scandinavi e comunque i porti di Rotterdam e da quelle parti al nord dell'Europa, con una grave, diciamo, criticità per il Mediterraneo, a parte le eventuali chiusure del canale di Suez come è successo un mese fa, ma soprattutto perché evidentemente si apriranno e i problemi della sicurezza da questo punto di vista stanno cambiando anche scala geografica, mi permetto di segnalarlo. Ma veniamo a come noi ci siamo comportati. Abbiamo cercato di ragionare quindi come piattaforma fra il nostro paese e questa rete di opportunità internazionali che si aprono, soprattutto, manca a dirlo, nel settore asiatico, che come sapete ormai può contare su 3-4 miliardi di consumatori che crescentemente hanno disponibilità di poter comprare, per così dire, e quindi di poter evidentemente conoscere e apprezzare i prodotti italiani, sia diciamo sul versante africano orientale che mediterraneo. In particolare ci sono due aree che noi privilegiamo nei nostri rapporti, che sono i paesi MENA, Middle East e Nord Africa, e i paesi del settore balcanico, perché evidentemente questi sono anche settori più vicini a noi che ci interessano, per così dire, tradizionalmente. E poi siamo presenti in Cina con una serie di... Noi diciamo che operiamo con 12 città cinesi, quindi bisogna sempre stare attenti quando si parla di Cina, perché la Cina è talmente grande. Noi abbiamo almeno 12 referenti nostri, per così dire, sul territorio cinese, da Tianjin a Qingdao, da Chengdu a Chongqing, e quindi anche naturalmente con la stessa Pechino, con Shanghai, con Canton. Siamo abbastanza, diciamo, presenti sul territorio con delle relazioni ormai, anche tramite quella che è stata la mia esperienza di 35 anni di presenza non continuativa, ma penso di conoscere abbastanza bene, per averla girata tutta, questo enorme continente. Ma come abbiamo ragionato? Meraviglia, meraviglia. Vorrei ricordare, scusi se la interrompo, professore, ma vorrei ricordare anche che lei è vincitore del premio di amicizia del governo cinese, nonché associato a Federculture, per la quale sta
progettando anche un'importante manifestazione proprio sulla promozione della creatività e della cultura. Sì, grazie mille. Proprio questo è il punto che volevo adesso toccare, quindi grazie per averlo introdotto. Nel senso che noi abbiamo riflettuto su tre aspetti che sono poi l'attività del nostro centro. Un aspetto di carattere formativo: noi dobbiamo parlare al mondo dei nostri, diciamo, dei paesi con i quali abbiamo rapporti tramite le nostre camere di commercio, e abbiamo anche la necessità di far capire lo stile di vita italiano, oltre che i singoli prodotti, e poi avere anche la possibilità di sviluppare i nostri giovani. Abbiamo puntato tutto su queste tre attività, tra le quali tra l'altro cerchiamo ancora dei partners, dei compagni di viaggio, perché il discorso da portare avanti è molto importante. Abbiamo concluso il nostro telematico Obor Exhibition 10 giorni fa e abbiamo avuto una larghissima partecipazione da parte anche di operatori stranieri, cinesi, ma non solo. Abbiamo ragionato così: l'intelligenza artificiale per noi come strumento evidentemente è uno strumento importante, ma vogliamo cercare, visto che siamo un piccolo paese tutto sommato, dobbiamo cercare di assumere una posizione di leadership. Secondo noi la leadership l'abbiamo trovata nella parola creatività. L'Italia è conosciuta per la sua creatività, tant'è vero che voi sapete che noi siamo, come Italia, insieme alla Cina, nella lista dell'UNESCO per il patrimonio dell'umanità. È come se l'Italia e la Cina hanno autorizzazione da parte delle Nazioni Unite di parlare al mondo di che significa creatività, patrimonio culturale, principi, valori, per stare, diciamo, in pace sul pianeta. E allora voi capite che la creatività dobbiamo studiarla in qualche modo per poter poi metterci in condizione, attraverso le nostre università, attraverso i nostri docenti, attraverso le persone presenti anche oggi, parlare a questi paesi di che cos'è l'Italia e che cosa noi possiamo dare attraverso questa nostra piattaforma ai paesi e alle nostre imprese, all'incontro fra le nostre imprese e questi paesi. Partiamo dalla creatività perché questo è il nostro patrimonio. È il nostro patrimonio attraverso i nostri artigiani, attraverso i nostri giovani, soprattutto le nuove generazioni. Per poter annunciare questa nostra, come dire, disponibilità, con Michele De Gasperis, il nostro presidente, stiamo anche pensando di fare un intervento ad ottobre al G20 con una delegazione di sole donne, però. Perché noi riteniamo... Sì, così è, perché la creatività per noi è fondamentalmente legata nel nuovo mondo che stiamo andando a costruire come umanità. Noi riteniamo che soltanto le donne abbiano quella capacità, poi dimostrata in tante posizioni, pensate alla presidente che adesso abbiamo al Consiglio Nazionale delle Ricerche, la presidente che abbiamo adesso come Ministro della Giustizia, la presidente del CERN, ci sono una serie ormai di, come dire, fatti concreti, quindi non è soltanto nemmeno una nostra intenzione per quello che riconosciamo le nostre donne, ma è proprio un strategico, secondo me. E allora abbiamo creato un gruppo di lavoro che si chiama Brain and Creativity, e per quale questo gruppo di ricerca stiamo cercando anche di metterci in contatto con le migliori intelligenze italiane nel campo delle neuroscienze, come per esempio il professor Maira del Policlinico Gemelli di Roma, che già ha preso in considerazione questa mia idea, questa nostra idea, e che sta aspettando di vedere in che modo noi siamo capaci. Allora qui c'è un'altra carta che vi dico e poi mi taglio, che è il fatto che siamo accompagnati in questa riflessione, grazie alle nostre relazioni anche dello stesso Michele De Gasperis, il nostro presidente, con le Nazioni Unite. Io dicevo prima che ho lavorato nella mia vita per più di tanti anni. Non me lo fate pensare quanti anni sono, quest'anno faccio il 50° anniversario della mia prima società, attività imprenditoriale che riguardava proprio l'aspetto dell'informatica e dei sistemi. E comunque, detto questo, stiamo cercando di fare una raccolta fondi, perché abbiamo bisogno di coinvolgere talenti che vanno dal Marocco all'Iran, alla Cina, a livello internazionale, un gruppo di talenti che ci aiutino a capire quali sono i rapporti fra il cervello, perché
che parliamo se di intelligenza artificiale, ma la priorità è l'intelligenza umana e quindi evidentemente il funzionamento del cervello. In questo siamo sospinti dagli stessi cinesi, che vogliono anche loro capire se la creatività è qualcosa di innato, per cui ci sono dei cervelli che nascono e sono geni, oppure qualcosa che naturalmente, avendo loro 1.400.000.000 di persone, se si potessero sviluppare meglio le qualità, le caratteristiche della creatività, evidentemente ne avrebbero un vantaggio, come dire, demografico facilmente comprensibile. Grazie di cuore, ingegnere. Ci ha conquistato. Ad unirvi a noi in questo progetto. Grazie. Meraviglia, anche perché in questo panel ci sono tantissime donne che sono sicurissima aderiranno al suo appello. Invito nuovamente Claudio Cardarola a creare un gruppo di lavoro allargato con tutti i prestigiosi panelist della giornata di oggi, quindi a ritrovarci anche per programmare delle soluzioni, anche perché ci siamo resi conto che in effetti siamo provenienti da settori molto diversi, ma per il metodo olistico che fa parte dei processi creativi, questa è una grande premessa per costruire le nuove politiche sul tema dell'artificial intelligence e della security. Quindi, se il dottor Cucusi mi conferma che il video è pronto, farei vedere questo piccolo video di apertura dell'intervento del dottor Cucusi e chiederei gentilmente poi a Silvia Sticca. Sì? Prego, lo lancio io il video tra qualche minuto. Ok, perfetto. Quindi continuo con il programma. Lo lancio. Ok, allora. Ladies and gentlemen, let me introduce you, Massimo Cucusi. Parlavamo di digital twins poco fa, dell'importanza di creare delle soluzioni anche per preservare gli attacchi interni ai dati, al patrimonio informativo delle città, degli amministratori, delle aziende. Massimo Cucusi, amministratore di Touché Consulting, ci racconterà una best practice che arriva dall'Italia. Grazie mille, devo dire che l'intervento che mi hai proposto inizialmente mi ha lasciato un po' perplesso, perché sono certamente il meno ferrato in ambito tecnologico, soprattutto su queste discipline, ma le affronto quotidianamente da una prospettiva diversa. Sono un consulente aziendale, mi occupo da quasi 30 anni di internazionalizzazione di impresa. E proprio in questa mia attività quotidiana ho sempre più modo di vedere, praticamente di toccare con mano, quanto le tematiche che stiamo affrontando oggi sono diventate delle tematiche di grande interesse dal punto di vista del business, e soprattutto sono aree di grande potenziale per l'industria italiana. Oggi è stato già evidenziato in precedenti interventi come questo sia, come dire, una realtà da tutti conosciuta. Io vi darò una prospettiva, pure in breve, un po' differente. L'amica Millitucci ha ricordato che noi lavoriamo nell'area dei paesi MENA, nell'area MENA come veniva prima definita, in particolare nell'area del Golfo, perché noi siamo una società italiana che però ha una società figlia basata a Dubai. E oggi provo a parlarvi di questo tema con un breve intervento da Dubai, ha un suo significato specifico. Cito un paio di brevi elementi. Ma innanzitutto Dubai è la città in cui si svolge l'Expo, a Dio piacendo, nell'ottobre di quest'anno. Continua a chiamarsi Expo 2020, anche se si svolge nel 2021, ed è in questo momento, oggi il nostro ministro degli esteri Di Maio stava concludendo una visita di 3 giorni per l'apertura del padiglione italiano, è in questo momento una città e un'area, un paese, quello degli Emirati, sotto i riflettori di tutto il mondo. Ciò che accade lì è particolarmente rilevante e ha una capacità di propagazione molto elevata. Secondo elemento, questo paese è in sé il centro di un macrosistema più ampio. Ormai parlare solo di ambiti nazionali, come credo conveniate, è particolarmente riduttivo.
più che fare affari a Dubai, più che vendere, acquistare, cercare investimenti a Dubai, la preposizione probabilmente più corretta è da Dubai, perché Dubai è un hub di un sistema regionale più ampio che va proprio dal paese del Nord Africa fino al subcontinente indiano. Ci si ritrova a Dubai, si elaborano contenuti, si concentrano capitali molto importanti, si svolgono dei processi commerciali. Non a caso, anche un grande paese che è stato citato pochi minuti fa, che è Israele, Israele ha sentito il bisogno di stringere un forte partenariato con Dubai. Sapete che alla fine dell'anno scorso si è stato posto fine ad un sistema di veti reciproci e di sanzioni anche che riguardava alcuni paesi proprio dell'area GCC nei confronti di Israele e viceversa. Io qua, dal nostro punto di vista odierno, vi dico che la principale fiera della tecnologia, cioè il GITEX, che si svolge a Dubai nel mese di dicembre, quest'anno aveva come principale paese ospite Israele, e la delegazione più importante, anche poi premiata nell'area dedicata alle start-up, era quella israeliana. Gli Emirati Arabi sono un piccolo paese, molto ricco, dal quale passano dei processi sia di carattere commerciale che di carattere finanziario che coinvolgono il mondo intero. In questo mi ricollego a ciò che diceva anche nella sua introduzione il professore Fortunato. Perché? Perché chiaramente presidiare questi snodi significa garantire la sicurezza anche di sistemi più ampi. Non a caso io vi vorrei presentare molto velocemente due contributi. Il primo vuole spiegare come in questo paese si stiano muovendo per risolvere sia dal punto di vista passivo, quindi difensivo, sia dal punto di vista invece di opportunità, il tema della sicurezza e il tema della sicurezza a livello nazionale. Il secondo aspetto invece vedremo come una tematica di intelligenza artificiale collegata a realtà virtuale può essere un semplice esempio per mettere a frutto ciò che le nostre competenze ed esperienze hanno creato in ambito nazionale. Credo di avere la capacità di condividere lo schermo. Chiedo conferma alla nostra... Verifichiamo. Vediamo. Si vede lo schermo? Sì, tutto ok. Perfetto. Allora, io molto velocemente vorrei raccontarvi quali sono un paio di principi di questa National Cyber Security Strategy che il governo degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato nel 2019. Perché questo ci può interessare? Prima ci davano delle cifre per quanto riguardava il valore del rischio derivato dalla sicurezza informatica. Questo valore si è duplicato, questo sono il perimetro chiaramente del provvedimento tra il 2017 e il 2018 in questi paesi. In questo paese, naturalmente, essendo il provvedimento emanato nel 2019, si riferisce a qualcosa degli anni passati, ma naturalmente questo processo è in costante crescita. Il costo complessivo del cybercrime nel solo triennio 2014-2017 era stimato in 608 billion, quindi miliardi di dollari. Questo è semplicemente un dato per capire quale possa essere l'impatto della cyber security. Che cosa hanno fatto gli Emirati e perché questo, e per quale ragione questo in qualche modo ci può riguardare? Perché loro hanno elaborato una strategia che sostanzialmente è fatta di 5 pilastri. Il primo, ed è stato citato oggi ampiamente, è quello di dare un perimetro giuridico aggiornato, un perimetro normativo aggiornato al fenomeno. È tipico del mondo del diritto, io a mia volta sono un giurista pentito, ma ricordo che, salvo rare eccezioni, il diritto insegue la realtà, difficilmente è in grado di anticiparla. Pensiamo oggi ai temi finanziari, giusto per citarne una, e quindi individuare il perimetro di protezione della cyber security, soprattutto, come vedete qua, riguardo i soggetti che sono le small and medium sized enterprises. Quindi le piccole e medie imprese sono quelle che magari hanno degli asset che possono essere facilmente messi a rischio. Pensiamo alla proprietà industriale,
pensiamo a ciò che è la loro elaborazione intellettuale, e possono essere messe a rischio da attacchi informatici. Voglio fare un piccolo esempio, il cybercrime applicato al tema della salute. Allora, oggi si fanno sempre più frequenti le incursioni di cybercriminals verso delle basi di dati che riguardano dati sensibili sulla salute dei pazienti. Quindi oggi sono addirittura i laboratori di analisi, non più neanche i grandi ospedali, ma i laboratori di analisi che sono oggetto di attacchi di hackeraggio, perché evidentemente anche quelle imprese di quelle dimensioni possiedono dei dati che hanno un valore che poi diventa un valore di riscatto dal punto di vista del criminale. Il secondo aspetto è quello della creazione di un sistema vivace di cyber security. Ecco, il concetto di ecosistema è un concetto che credo possa essere la chiave anche per lo sbarco delle imprese italiane in questi settori, in questi paesi, perché l'ecosistema presuppone la collaborazione, l'interazione e l'integrazione. Allora, sempre più in una logica di ecosistema riusciamo ad ampliare, a migliorare la nostra competitività integrando la nostra offerta in un sistema di offerta, perché quelli che sono i nostri clienti, i nostri possibili committenti, non cercano prodotti, cercano soluzioni a fronte dei loro problemi. Molto spesso le soluzioni non possono essere oggetto della delivery di un'unica azienda, di un unico specialista, di un unico ricercatore, ma sono frutto dell'integrazione dei saperi, delle competenze, delle esperienze. Presentarci, crescere in Italia come sistema di come ecosistema legato alla cyber security e proporsi in questo modo nel mondo, certamente aumenta le nostre chance di successo. Il terzo pilastro è quello del piano di risposta al disastro, quindi in questo caso all'evento negativo che si può verificare, e quindi reagire in modo programmato con delle procedure robuste che siano in grado di contrastare il risultato negativo. Ancora, anche qua, un contingency plan, quindi in questo caso la capacità di modificare continuamente i sistemi di risposta, quindi capire che il cybercrime evolve e come evolve l'atteggiamento e il metodo di aggressione deve anche evolvere il nostro sistema difensivo. Mi concentro sull'ultimo aspetto, prima di chiudere questa prima parte, perché si parla espressamente di partnership. E qui le partnership come pilastro della strategia di contrasto alla cyber security sono estremamente importanti. Da un lato perché sono partnership pubblico-privato all'interno del paese, perché tengono presente il tema dell'accademia, quindi anche qui della necessità di formare già all'interno del paese con dei programmi che siano in grado di soddisfare la domanda latente che oggi c'è ed è certamente superiore all'offerta, i professionisti, i giovani professionisti che devono dedicarsi a questi temi. Gli Emirati Arabi hanno lanciato un grande programma che riguarda i coders, quindi i programmatori, ma un altrettanto grande programma è legato agli anti-hacking, no? Quindi a coloro che sanno costruire dei sistemi di contrasto e che sanno poi andare a ripristinare, a ristorare quello che può essere danneggiato. Vi aggiungo, aggiungo l'ultimo aspetto, International Consortium. Questa secondo me è la chiave di accesso anche per coloro tra la nostra audience di oggi che possono essere interessati dal punto di vista business. Gli Emirati Arabi sono estremamente ricettivi oggi rispetto all'insediamento di realtà aziendali europee e quella italiana in particolare. In questi giorni scorsi, direi circa 10 giorni fa, si è concluso un progetto di accelerazione di start-up italiane tecnologiche, alcune delle quali riguardavano proprio il tema della sicurezza, e questo programma di accelerazione si è svolto niente poco di meno che alla Dubai Future Foundation. Come sapete, che è una fondazione pubblica degli Emirati Arabi finanziata direttamente dal governo e che ha un forte interesse ad attrarre in forma di investimento diretto estero o in forma di partnership intelligenze, esperienze e competenze che vengono anche dal nostro paese. L'amica Milly mi sollecitava prima a farvi vedere un video, io ve ne farò vedere un frammento, ma anche per una questione di comprensibile riservatezza, nella quale spero che mi perdonerete, vi farò vedere meraviglia, meraviglia. Un brevissimo schermo.
schermo una brevissima, ecco, dovrebbe essere questa. Sì, vi faccio vedere un minuto. Brevissimamente, per concludere, questo è un esempio di come un'azienda italiana specialista nell'aerofotogrammetria digitale, quindi riprese originariamente nata negli anni 60, quindi figuratevi in epoca analogica, quindi fotografavano con la pellicola con gli aerei da turismo, oggi ha una flotta di bimotori, ha delle camere digitali ad altissima risoluzione con la quale ricrea dei digital twin di ambienti anche molto vasti, per esempio delle intere città. Allora, questa sarebbe in sé un prodotto cartografia digitale, ma se noi aggiungiamo a questa capacità tecnologica delle integrazioni che per esempio hanno carattere, non so, che provengono dall'intelligenza artificiale, noi possiamo per esempio quel sistema di sala di controllo, di control room, che monitora un numero illimitato di telecamere, a ciascuna delle quali corrisponde un indirizzo IP differente, di abilitarle e disabilitarle, quindi per esempio al verificarsi di un evento anomalo, attivare un processo di tracking, quindi di inseguimento all'interno di un percorso, che può consentire per esempio di inseguire chi si sia macchiato per esempio di un reato. Ma lo stesso sistema è arricchito per esempio da una camera che può essere montata su un elicottero. Allora io posso dare a chi è il padrone, il regista della scena e quindi deve decidere il dispacciamento di uomini e di mezzi, la capacità di una visione complessiva. Il poliziotto che sta sulla pattuglia non ha bisogno, per essere parte dell'azione, di avere un desktop davanti, perché lo stesso sistema gira, come si dice volgarmente, anche su device di grado inferiore, quindi tablet o addirittura degli smartphone. Se noi integriamo questo sistema, per esempio, con un sistema di riconoscimento degli eventi, faccio per esempio una concentrazione di folla anomala all'interno di un percorso di uscita di una metropolitana, ovvero un casello nel quale io posso riconoscere attraverso un sistema di tipo ottico delle targhe, un sistema di ingresso all'interno di un luogo sensibile dove posso fare della facial recognition tramite un sistema di tipo biometrico, ecco che in questa maniera, anche mettendo insieme delle aziende che hanno delle competenze a volte difficilmente vendibili in modo singolo, se noi le vediamo in forma integrata, queste aziende, le stesse aziende, sono in grado di mettere in campo una soluzione. Quindi la soluzione è esattamente ciò che si interfaccia a specchio con il problema che il cliente o il committente, in questo caso lo stiamo facendo nel mondo degli Emirati, può avere ed esprime al mercato. Quindi esprimo questo auspicio, insomma, che anche chi oggi è stato presente in questa bella discussione, alla quale mi ha fatto molto piacere essere invitato, possa affacciarsi a questo mercato con, devo dire, con ottimismo e con fiducia. A breve, a fine del mese di maggio, a Dubai ospiterà la JISEC, che è proprio una fiera di settore sul tema della security e della sicurezza informatica in particolare. A ottobre ci sarà JITEX, quindi questo grande evento
sulle tecnologie e a gennaio Intersec, proprio il grande evento riguarda la sicurezza. Io vi ringrazio e spero di potervi rincontrare magari a Dubai. Grazie mille Massimo Gubusi per questa testimonianza e anche per gli stimoli offerti. Rispetto a un panel sempre più partecipe, perché mentre tu parlavi continuavano ad arrivare ingressi nel pubblico. Ricordo che ovviamente gli atti di questa giornata saranno forniti online sulla pagina ufficiale degli organizzatori. Ricordo che nel pubblico ci sono anche tanti giovani specializzandi proprio su queste tematiche provenienti da varie università italiane. E ricordo infine, parlando di investimenti in security, che è stato presentato alla Camera dei Deputati il nuovo Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che prevede proprio per il rafforzamento, l'investimento in security, in cyber security, una nuova dotazione di corpose risorse e anche per le tecnologie satellitari per la sicurezza. Questo ci fa riflettere molto sulla importanza di ingaggiare nuove politiche di innovazione anche nelle pubbliche amministrazioni, quindi digital twins. Alcune grandi città metropolitane stanno già investendo sulla realizzazione del loro digital twins e queste tecnologie sicuramente possono aiutare a rendere più sicura una città, più sicuro un territorio, più sicura anche un'infrastruttura critica. Quindi una giornata pienissima, ricca di tanti spunti. Invito gli studenti, i prestigiosi relatori, soci di GP4I, le imprese che si sono registrate a prenotarsi eventualmente in chat per un ultimo giro di domande ai relatori, se ci sono, e invito quindi a chiudere gli interventi autorevoli della giornata studio di oggi alla dottoressa, l'invito va alla dottoressa Silvia Sticca. Ricordiamolo, la dottoressa Silvia Sticca non è soltanto socia di GP4I, ma è anche un componente attivo, un consulente della Commissione parlamentare antimafia e assistente di studio presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Buongiorno dottoressa Sticca, grazie di essere con noi oggi. Grazie a tutti, grazie mille. Sì, mi sentite? Dottoressa Sticca, mi sente? Sì. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Grazie mille. Grazie innanzitutto a tutti i soci, al presidente di GP4I, di cui sono membro e da poco anche componente del consiglio direttivo, con delega alla cooperazione giudiziaria transnazionale. Purtroppo avrò questo onere di chiudere i lavori parlando di un argomento scottante, quale appunto quello della criminalità organizzata e delle infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno del sistema, e quali sono i meccanismi di contrasto di cui il nostro ordinamento, ma anche a livello unionale e internazionale, dispone per fronteggiare questa minaccia. In quanto, ebbene, la criminalità organizzata è e rappresenta una minaccia considerevole per i cittadini, le imprese, le istituzioni, nonché per l'economia nel suo complesso, tanto che appunto questa considerazione è evidenziata nell'ultimo report SOCTA di Europol pubblicato nell'aprile del 2021, in cui infatti si va a constatare come in tutti gli Stati membri siano presenti gruppi di criminalità organizzata, che la quale chiaramente attualmente si è modificata nel tempo e quindi
è caratterizzata da un rapporto di cooperazione tra i criminali molto fluida e sistematica, ma soprattutto interessata a infiltrarsi all'interno dell'economia lecita e delle istituzioni pubbliche, soprattutto mediante il meccanismo della corruzione. Questo è importante perché è appunto una considerazione che poi tornerà molto utile per andare a individuare quali siano i meccanismi di contrasto, e questo perché risulta essere minato non solo lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, ma appunto si va a compromettere il diritto alla sicurezza delle persone sul territorio, ma anche e soprattutto la fiducia delle persone nelle autorità pubbliche, che effettivamente, soprattutto anche in tempo di pandemia, non è così solida. Basti pensare che nel 2019 gli introiti legati alla criminalità dei nove paesi, mercati principali criminali dell'Unione Europea, ammontavano a 139 miliardi di euro. Come sottolineato quindi dalla stessa strategia per l'Unione della Sicurezza, è necessario rafforzare il livello di cooperazione a livello unionale, per sostenere poi i singoli stati membri nella lotta alla criminalità. E questo, appunto, come detto, è emerso chiaramente durante, nel corso della pandemia da Covid-19, in cui i gruppi criminali si sono serviti della pandemia per aumentare le attività online, commettere frodi, inclusa la contraffazione e dei dispositivi medici e dei vaccini. Ebbene, sì. La crisi economica ha portato chiaramente un indebolimento del tessuto e quindi la possibilità della criminalità organizzata di infiltrarsi maggiormente nella società e nell'economia. Pertanto è importante focalizzare le minacce transnazionali e la evoluzione dello sviluppo delle modalità operative, sia con attività offline che online, che richiedono sicuramente una risposta coordinata, più mirata ed adeguata. Per questo la stessa Unione Europea ha elaborato una strategia che andrà, ricordiamo, ad essere attuata dal 2021 al 2025 e che ha ad oggetto innanzitutto proprio quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'applicazione della legge, ad esempio prevedendo un finanziamento massivo della piattaforma multidisciplinare contro le minacce criminali, la cosiddetta EMPACT, che potrebbe essere potenziata per garantire un approccio armonico tra i diversi paesi che dovranno poi usufruire di questi strumenti. Ad esempio è stato proposto di aggiornare il quadro per lo scambio di informazioni sul DNA, sulle impronte digitali e registrazione dei veicoli, agevolare quindi uno scambio informativo e permettere un accesso tempestivo alle informazioni, però ricordiamo garantendo un equilibrio, e cioè il rispetto al contempo dei diritti fondamentali della protezione dei dati, per fronteggiare in ogni caso le forme di criminalità organizzata. Dunque, diciamo il classico bilanciamento che poi è stato oggetto anche di alcune pronunce della Corte di Giustizia europea tra sicurezza e diritti privacy e diritti fondamentali. Ad esempio, ricordiamo un ulteriore strumento che consente all'Unione Europea di agevolare lo scambio delle informazioni, il cosiddetto sistema di informazione Schengen, che ha permesso ai funzionari in prima linea di poter individuare e localizzare rapidamente le persone e gli oggetti coinvolti nella criminalità organizzata e agire di conseguenza. Anche qui la strategia è di implementare quindi lo strumento tecnologico anche al fine di rendere maggiormente efficaci i dati biometrici, introducendo la possibilità di utilizzare quindi le immagini del volto, come appunto si citava poc'anzi, ai fini della identificazione, includendo anche i profili di DNA. Chiaramente sono degli aspetti che devono essere poi vagliati dai sistemi normativi dei singoli Stati membri. Ecco perché è importante, e in quest'ottica si pone la strategia unionale, di implementare e armonizzare le legislazioni. È in quest'ottica che si prevede altresì l'ingresso sulla scena sia dell'agenzia Eurojust che dell'agenzia del nuovo organismo della Procura europea, la cui cosiddetto acronimo EPPO, che avrà il compito di coordinare le indagini al fine di fronteggiare i reati che appunto vanno a ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
E all'interno chiaramente del quadro di rafforzamento dell'indagine sulla criminalità organizzata si richiede non solo un quadro di intelligence più solido per fronteggiare il cosiddetto complesso intreccio delle reti della criminalità organizzata, ma ovviamente venendo in considerazione la problematica della criminalità informatica, che è diventata sicuramente a seguito anche della pandemia da Covid-19 più aggressiva e conflittuale con il progresso della digitalizzazione, è necessario implementare una strategia mirata e quindi chirurgica. In questo senso, ad esempio, proprio in quanto sono aumentati i reati di abusi sessuali online su minori nel 2020, la strategia è quella, ad esempio, di proporre una normativa per migliorare la protezione dei minori contro gli abusi, ma anche imponendo quindi degli obblighi, cioè degli oneri a carico dei prestatori dei servizi online di poter, ad esempio, coadiuvare l'attività, ad esempio individuando il materiale noto, segnalarlo alle autorità pubbliche, chiaramente ad esempio in questo caso in coordinamento con le ulteriori leggi, quali ad esempio quella sui servizi digitali. Inoltre, e qui veniamo anche alla individuazione di una best practice italiana nel mondo, è proprio la questione della transizione verso le economie senza contanti, che è stata anche qui accelerata dalla pandemia, ha creato maggiori opportunità di frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, quali carte di credito, strumenti di pagamenti online, anche questi individuati dall'Unione Europea come seria minaccia alla sicurezza unionale, o anche perché sono reati che non solo forniscono una fonte, che costituiscono una fonte di reddito per la criminalità organizzata, quindi strumenti costitutivi dell'organizzazione criminale, ma in secondo luogo favoriscono anche la commissione di ulteriori reati, quali soprattutto è stato evidenziato il traffico di droga e la tratta degli esseri umani. È in questa direzione che si pone appunto il rafforzamento di prevenire l'infiltrazione nell'economia legale e nella società, rafforzando appunto anche le misure di recupero dei beni e di riciclaggio e di lotta al riciclaggio del denaro, quindi promuovere maggiormente un'attività di intelligence finanziaria. Esistono già delle unità, le cosiddette financial unit e appunto la WIF della Banca d'Italia, rafforzare il quadro per operare appunto nella lotta antiriciclaggio. In questo senso è possibile citare una best practice italiana nel mondo che ha in realtà un nome noto a tutti, e cioè in realtà la Convenzione di Palermo. Perché la Convenzione di Palermo? L'ONU ha adottato la cosiddetta risoluzione Falcone sulla lotta globale alle mafie, ed è questa un'attività pionieristica, nel senso che possiamo appunto ricordare, come illustrato anche dall'organismo delle Nazioni Unite, che poche settimane prima di essere ucciso, il giudice Giovanni Falcone aveva partecipato a Vienna alla prima sessione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale. Ed è in quella sede che chiese infatti un preciso impegno di tutti i sistemi degli organismi nella lotta globale alle mafie. La risoluzione Falcone è stata approvata e adottata appunto dalle Nazioni Unite, tanto che oggi possiamo affermare che le sue idee continuano a camminare sulle gambe di donne e uomini, ma di 190 paesi del mondo. E ricordiamo, ha un'importanza non solo per il nome chiaramente del magistrato, ma soprattutto ha un'importanza perché è una convenzione e il relativo meccanismo di revisione che offre degli strumenti di contrasto alle mafie a livello globale avanzati a partire dalle tecniche investigative speciali, alle consegne controllate, alla sorveglianza elettronica, alle operazioni sotto copertura, ad un sistema maggiormente protettivo dei testimoni, all'analisi criminale e alla convenzione e alla prevenzione. E questi rappresentano sicuramente degli strumenti di sostanziale innovazione, contenuti però all'interno di una convenzione che all'epoca sicuramente non era stata così, possiamo dire, capita dal sistema, e che oggi invece è stata portata addirittura in sede ONU, approvata dagli stati, e sarà utilizzata all'interno degli stati membri soprattutto come monito
e come anche esempio di come il sistema di contrasto alla criminalità necessiti di stimolare la cooperazione tra gli Stati membri. Ricordiamo inoltre che all'interno della stessa convenzione, ad esempio, viene citato il cybercrime e in generale l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione per commettere gli stessi reati, il traffico illecito di beni culturali e i delitti connessi al terrorismo internazionale. Quest'ultimo aspetto, mi preme sottolineare e concludo, è un ulteriore punto di forza appunto del meccanismo, in quanto è costituito dall'invito diretto agli Stati di intensificare e monitorare la identificazione di ogni possibile collegamento tra le manifestazioni esistenti ed emergenti della criminalità organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ed è proprio a tal proposito che lo stesso Comitato Antiterrorismo del Consiglio d'Europa ha adottato di recente un documento preordinato all'armonizzazione degli sforzi degli Stati ai fini di prevenzione e contrasto al terrorismo, proprio per andare ad individuare quali siano i punti di potenziale collegamento, contaminazione tra criminalità organizzata transnazionale e terrorismo, indicando chiaramente delle raccomandazioni, delle best practice che dovranno poi essere recepite all'interno degli Stati, modellate, ma soprattutto offrendo dei punti importanti appunto come raccomandazioni per poter individuare quali siano i potenziali punti di contatto, Chiaramente nella individuazione sia dell'utilizzo di tecnologie appropriate di nuova concezione attraverso la valorizzazione, come detto, dell'intelligence finanziaria ma anche carceraria. Anche l'osservazione del cyberspazio è stata considerata essenziale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transnazionale ed in questa direzione vi è ad esempio una best practice virtuosa quale quella della progettazione e l'utilizzo di banche dati condivise sul terrorismo e sulla criminalità adottate anche da team multidisciplinari, cioè utilizzando chiaramente il know-how e le cosiddette partnership pubblico-private. Grazie di cuore, dottoressa Sticca, e grazie anche per il commosso ricordo di Giovanni Falcone. Volevo ricordarlo, Giovanni Falcone non è soltanto una vittima della criminalità, ma è anche un punto di riferimento di tutta una cultura. L'FBI ha dedicato alla memoria di Giovanni Falcone un'Academy contro la criminalità. Volevo ricordare Giovanni Falcone anche perché lui è stato un alunno del programma del Dipartimento di Stato IVLP prima di me, e ogni volta che raccontavo ai leader del mondo nella mia esperienza di scambio culturale l'importanza di questo programma, parlavo di Giovanni Falcone come di una figura di riferimento per la mia generazione e per tutte le generazioni che lo hanno seguito. A tal fine, se durante il dibattito di oggi è emerso che è assolutamente prioritario immaginare una convenzione internazionale sui cyber security, credo che in questo panel ci siano tutte le conoscenze, i prerequisiti di cultura, di giurisprudenza, di analisi dei dati, di statistica, di tecnologia, ma anche tutte le relazioni associative, istituzionali, per fare cultura sull'emergenza di una nuova strategia globale per la cyber security. Detto questo, io sono davvero felicissima di aver moderato questo incontro. È stata per me un'occasione di studio, è stata, a mio avviso, una giornata di grande cultura, e allora sia per la stima che per l'amicizia ringrazierei nuovamente Cristina Di Silvio. Cristina, grazie mille, sono riuscita a collegarmi. Malino, ringrazierei di cuore Claudio Caldarola. Grazie a tutti per gli interventi veramente, veramente belli e soprattutto prestigiosi. Si vede che
c'è grande professionalità, grande competenza che è stata, ecco, senza mai essere pedante, condivisa. E consentitemi a questo punto di ringraziare chi ringrazia, cioè la nostra bravissima moderatrice Milly Tucci, che ha saputo davvero con grande armonia, appunto, visto che siamo in ambito unionale, Silvia, armonizzare il più possibile le nostre relazioni, esatto, che vengono appunto da professionisti con tutto sommato competenze integrate, che questa fusione sinergica ha sicuramente ancor più valorizzato. Ti ripasso la parola, Milly, grazie. Grazie, allora se non ci sono domande, leggo i saluti. Forse, c'era il dottor Bassetti, forse, però non lo so. Voleva fare una domanda? Sì, era scritto in chat. Se posso, no, è stato tutto molto interessante. Ricordiamo che il dottor Bassetti è un nostro socio onorario, quindi sicuramente, insomma, abbiamo grande piacere nell'ascoltare la domanda che ha da porre ai nostri relatori. Ti ringrazio, Claudio, ringrazio anche la GP4AI per avermi dato l'onorario come socio. E niente, più che una domanda, era una riflessione, sentendo un po' tutti gli argomenti. Io mi occupo di informatica forense, quindi abbraccio sia il diritto penale, civile, sia l'informatica e anche la cyber security. E la riflessione che volevo fare era, da informatico, l'intelligenza artificiale generale non esiste ancora. Per intelligenza artificiale generale intendiamo quella che vediamo nei film, alla Minority Report, Terminator, robot pensanti, macchine con le quali puoi dialogare e farti anche psicanalizzare se non avere suggerimenti utili nella tua vita. Attualmente, in realtà, andando a fondo, per chi ha studiato le reti neurali, il machine learning e anche gli algoritmi genetici, non è altro che un'interpolazione di punti. Possiamo avere delle previsioni numeriche, l'andamento di un prezzo o qualcosa, oppure una classificazione. Quindi tutto viene ridotto in numeri, i numeri in punti, e poi sostanzialmente l'intelligenza artificiale specifica, che è quella che abbiamo oggi, non è altro che una misurazione di quanto un punto è più lontano dall'altro. Quindi più sono vicini, più è classificato come un cane, un gatto o chissà che altro. Chiaramente per la cyber security va molto bene, perché sono operazioni magari